New York, sono a Times Square, l'epicentro della vita notturna newyorkese. E voglio raccontarvi lo strano rituale del drop ball, che da più di un secolo, dal 1907, è il modo tutto newyorkese di festeggiare il Capodanno. Secondo la New York Commission, questa oggi, almeno oggi, è l'area più sicura al mondo. Ci sono 1 milione di persone per assistere alla caduta della palla luminosa, una palla di 3,5 metri di diametro ricoperta da 2688 cristalli di Swarovski, che cadrà dalla sommità di quell'edificio che è il White Times Square, una caduta di 60 secondi che è il countdown per salutare il nuovo anno. E queste persone sono qui da tante ore per festeggiare tutti insieme, di assistere a questo spettacolo luminoso meraviglioso. E c'è un dispiegamento di forze di polizia impressionante, circa 1000 poliziotti, gli elicotteri e i droni con la capacità della ricognizione facciale sui volti dei partecipanti. Insomma, insieme a tutti loro io voglio augurarvi felice anno nuovo, ringraziarvi perché nel cerchio dei segreti di Matilde siamo in tantissimi, e vi auguro di sognare, ma fatelo in grande, perché solo in grande i sogni daranno intensità e colore alla vostra vita. Buon anno, vi voglio bene.